appuntamento della rete dedicato alla medicina, alla salute, allo star bene. Quest'anno ci occupiamo delle eccellenze del territorio. Ci sono tornati a trovare stasera in studio e parleremo di cose sicuramente molto interessanti, voi lo scoprirete tra poco. Gli amici di Villa Maria, casa di cura di Rimini, allora saluto subito il direttore generale, il dottor Gualtiero Antola. Buonasera e bentornato. Buonasera, dottore. Grazie. Di fianco alla dottora Antola c'è il dottor Roberto Manopulo, cardiologo. Buonasera. Buonasera. Buonasera alla dottoressa Lucia Vallesi, nutrizionista. Buonasera. E buonasera naturalmente anche al dottor Roberto Meco, radiologo. Buonasera a tutti. Buonasera. Stasera parleremo di diverse cose, dottor Antola, ma introduciamo parlando della primavera, insomma, che sta arrivando, della voglia di rimettersi in forma, in linea, di farsi un pochettino un check-up generale della situazione. E in questo periodo puntualmente anche nella vostra struttura c'è tanta gente che arriva e poi si rivolge, lo scopriremo nel corso della trasmissione, a degli specialisti per capire qual è la situazione. È un punto molto importante, è un momento molto importante credo della stagione questo qui, no? Anche per sì, voi è molto importante per la stagionalità. Quello che noi da anni diciamo è che non si dovrebbe aspettare la primavera per capire come uno sta, perché purtroppo la primavera viene, purtroppo per fortuna, viene vista come un momento di screening, di visione di quello che è il proprio assetto della salute. Perché? Perché poi la gente con la bella stagione inizia a dire: ma mi rimetto in forma, sì, vado a fare la corsettina, vado magari a prendermi una dieta per dimagrire per la prova costume, tutte quelle cose così. In realtà dietro c'è ben altro, perché purtroppo noi vediamo sempre di più nell'ambito della nostra attività che questa improvvisazione del fai da te nel rimettersi in forma porta poi dei problemi. Certo. Non a caso oggi siamo qui con il nostro cardiologo di riferimento, che quotidianamente vede persone, sì, che si improvvisano appunto maratoneti, li vedi correre, sì, sul lungomare eccetera, sì, salvo poi svenire come, sì, come dei fiorellini, sì, colti, sì, perché hanno il problema che magari non sanno di avere una problematica, certo, cardiaca, cose di questo genere. Allora ecco, noi da sempre battiamo sul discorso della prevenzione, perché fa parte del nostro, diciamo, corredo etico, che non siamo a cercare l'intervento per curare una patologia, perché grazie a Dio, certo, non è il problema nostro è trovare gli interventi, perché siamo in una continua crescenza di lavoro, però è proprio il discorso proprio etico di prevenire è molto meglio che curare. Certo. E lo vediamo anche dal fatto che essendo diventati di fatto punto di riferimento delle più grosse compagnie assicurative che operano nel comparto della salute, sempre di più questi gruppi ci fanno degli accordi per cercare di spostare l'asticella sul fatto della prevenzione, perché logicamente il curare e fare gli interventi è un costo per la collettività, quindi cerchiamo di anticipare questo discorso. Ecco. E col dottor Manopulo apriamo la primavera, cioè qui non è primavera se non ci si mette, come diceva il dottor Antola giustamente prima, se non ci si mette a correre sul lungomare, queste belle passeggiate che per molti sono anche delle corse quasi professionali. Bene, i rischi che ci possono essere, dottore, da un punto di vista proprio del cuore, visto che lei si occupa di cardiologia. Certo. Sì, è chiaro che nel momento in cui si esce fuori del periodo invernale c'è un attimo una ripresa anche psicologica di tutte quelle che dovrebbero essere le attività che nel corso dell'inverno si sono un po' sopite. Attività fisiche, dieta non corretta, eccesso di assunzione di grassi e di zuccheri, quindi questo ha portato all'aumento di peso di alcuni chilogrammi. Non si è più svolta l'attività fisica che magari si era fatta durante l'estate, però il rischio, come diceva il dottor Antola, è quello di improvvisare una ripresa non graduale dell'attività fisica. In primo luogo, se uno decide di prendere dell'attività fisica, non è che può cominciare a correre da un giorno all'altro e si mette a correre sul lungomare, no. Dovrà cominciare con una camminata, di solito si inizia con 20 minuti tre volte alla settimana di camminata veloce e poi ogni volta si cerca di aumentare di 1-2 minuti la durata del percorso. Poi soltanto quando si sarà riusciti a camminare almeno 60 minuti di seguito a passo veloce si potrà cominciare a pensare di poter cominciare anche a correre
magari alternando il cammino a passo veloce con la corsa. Questo perché se il fisico è rimasto fermo per parecchi mesi, non si può improvvisamente sottoporre il cuore ad un sovraccarico. Molti inoltre non si misurano mai la pressione arteriosa, raramente controllano gli esami di laboratorio, e si è portati in linea di massima, soprattutto in quella fascia di età tra i 40 e i 55 anni, a sottovalutare quella che è l'importanza reale della prevenzione. Secondo me, come diceva il dottor Antola, noi stiamo lavorando su questo, sulla creazione di pacchetti specifici di prevenzione, sfruttando proprio questo momento che porta un po' le persone anche a pensare che devono calare di peso, poi ne parlerà la dottoressa, le donne periodo, per la prova costume, tutto il beh, resto. È il periodo migliore questo per la prova costume. È il periodo, è il periodo. Però, ecco, io pensavo che l'elemento fondamentale sarebbe che il paziente passasse attraverso una sorta di visita preventiva di medicina interna, nella quale vengono un attimo inquadrati i problemi del paziente e dopodiché si instaura una sorta di prevenzione mirata. Cioè non una prevenzione indiscriminata, devo andare a fare l'elettrocardiogramma da sforzo, perché così si corre il rischio soltanto l'esame delle carotidi, altrimenti aumento i costi, le spese, non faccio prevenzione mirata e di conseguenza non ottengo risultati. Esatto, perché c'è proprio il rischio di ottenere l'effetto contrario, perché parlando di prevenzione. No, esatto, sarebbe una prevenzione generica ma non mirata, che non porta vantaggi reali per i pazienti. È che noi siamo un po' resti, infatti vediamo i nostri pazienti che ci telefonano, dice ma sono andato sul sito, ho visto che c'è la cosa check up, però non avete inserito nulla. Sì, perché noi ci teniamo, è chiaro che adesso lo faremo, lo vogliamo strutturare con dei piccoli check up strutturati in maniera sufficiente. Però è proprio questo, in un mondo del diciamo sanitario, dove tutti adesso stanno offrendo check-up di qualsiasi tipo, a volte anche eccessivamente ridondanti, noi cerchiamo proprio di ritagliare, usano il termine tailor-made, cioè praticamente fatto su misura sul paziente, perché è proprio da questa visita che fanno con l'internista che nascono tutte le problematiche, perché solo parlando, ascoltando il paziente, cercando di capire quali sono le sue abitudini, la dottoressa Vallesi, lei quando fa la prima riunione mi racconta delle cose che vengono fuori. Che ma ci arriviamo, arriviamo anche alla dottoressa Vallesi. Sì, perché c'è questa, dottoressa, allora intanto la primavera è l'anticamera dell'estate, andiamo tutti in spiaggia, le donne soprattutto hanno questo piacere di farsi, giustamente, di mostrarsi, e la prova costume, che poi in realtà dovrebbe essere una sorta di appuntamento con ritrovare se stessi, il proprio corpo e quant'altro. Cosa succede? Cosa succede in questo periodo per lei e per il lavoro che... Sicuramente c'è un boom delle visite alla primavera in avanti. In realtà la vera nutrizione è quella che dovrebbe tendere alla salute e quindi alla prevenzione e dovrebbe esserci sempre tutto l'anno. Bisogna prepararsi alla prova costume tramite appunto una dieta sana che non dura pochi mesi, bensì tutto l'anno, ripeto. Ma questo significa non essere a dieta o fare diete restrittive, magari coadiuvate da palliativi o integratori malsani. Significa mangiare bene, equilibrato, avere buon senso e ovviamente il discorso deve essere assolutamente seguito da professionisti del settore, proprio perché la differenza la fa quella, il rapporto che poi si instaura col paziente, come diceva il dottor Antola, il bello nella prima visita, che parliamo sempre di tutto, dura almeno un'ora e mezzo, in cui il paziente descrive bene la sua dieta, il suo stile di vita e noi cerchiamo sempre di correggerlo nel miglior modo possibile, passando attraverso però le sue abitudini, quindi senza stravolgere tanto, e questo metodo è importante proprio per mantenere la giusta dieta tutto l'anno. Ecco. Infatti ho usato un termine secondo me molto importante, stile di vita, no? Sì. Nel senso che fare una dieta e poi comunque avere uno stile di vita completamente insennato serve a poco, cioè la dieta va inserita in un corretto stile di vita, che significa muoversi. Assolutamente, non esiste dieta senza movimento e soprattutto... Per quello pensa, smetto di mangiare oppure mi limito, però sto là... No, non è una restrizione né calorica né tantomeno di quantità la dieta, deve passare più il discorso
di nutrirsi bene e quindi di prevenire quelle patologie che poi geneticamente, certo, a cui possiamo essere portati. Insieme c'è anche il movimento, ovvio, per scendere bene bisogna, chiaro, muoversi per aumentare la nostra massa. Noi facciamo anche la bioimpedenziometria durante la visita per capire la percentuale anche di grasso, certo, riferito alla massa magra, certo, in chili e quindi muscoli, la percentuale di acqua che deve aumentare, quindi la tonicità, in tutto, certo, questo, riferito a un discorso di attività fisica, ci porterà a dimagrire, certo, nel grasso, a tonificare anche il fisico, ovvio. È per importante. Cui sicuramente ci vuole buon senso in, chiaro, tutto, sia nell'attività fisica che nella dieta. La primavera si avvicina anche l'estate, naturalmente c'è la voglia di stare bene con il proprio corpo, di potersi cimentare anche in attività sportive, perché no, dottor Antola, però sempre come abbiamo detto nella prima parte, facendo molta attenzione, no? E voi da questo punto di vista qua riuscite a dare degli input importanti come, sì, no, struttura. Nella prima parte della nostra chiacchierata abbiamo enfatizzato appunto la parte nutrizionale e cardiologica. Io ci terrei molto a spostare anche l'asticella sul discorso della diagnostica, quella più universalmente riconosciuta. Certo. Io vedo che sempre, appunto, prima facevo riferimento a queste compagnie assicurative che confezionano loro e ce li danno in pasto i loro, sì, check-up, vedo che ormai tutte tendono a mettere un esame che è fondamentale, che, chiaro, il dottor Meco esegue egregiamente, certo, perché ci sono tanti che lo fanno, ma non tutti lo fanno egregiamente. E il dottor Meco è uno di questi, è l'addome completo. Sì. L'addome completo è di fatto un primo campanello d'allarme che ti fa capire tante cose. Io quando vedo che, uh-huh, i miei amici ormai mi sfottano, dicono tra un po' ti metteremo in galera, ti verremo a portare l'arancia perché fai il medico, perché io curo tutti gli amici, che creo i pacchettini, anch'io consiglio a tutti, io infilo sempre l'ecoaddome, perché l'ecoaddome va fatto. Il problema è che molta gente non lo fa, salvo poi scoprire purtroppo, quando mai è troppo tardi, che ci sono determinate patologie. Certo. E allora quello, per dire, è una cosa che sicuramente io mi sento sempre di consigliare. L'altro è un esame che adesso sembra che tutte le donne scoprano sempre nel mese di maggio, no? Cioè, il mese di maggio è il mese della donna. Sì, e allora tutte scoprono, tutte a maggio, tutte nello stesso mese, che vogliono tutte fare la densitometria ossea. La densitometria ossea funziona anche gli altri 11 mesi. Sì, sì. Il problema è che non tutte sanno che lo devono fare. Certo. È una patologia che noi vediamo in forte crescenza. Infatti il dottor Meco poi la vede da due aspetti, perché la vede sia come densitometria ossea, come studio dell'osso, e la vede anche in parallelo a quello che diceva prima la dottoressa Vallesi sullo studio della massa grassa e della massa magra. Però ecco, noi vediamo che queste patologie dell'osso sono in grossa crescenza, lui ne vede una marea. E la cosa buffa, purtroppo triste in questo caso, è che le vede anche il dottor Manopulo, che è il nostro internista che segue personalmente tutte le protesi che noi facciamo ormai a centinaia all'anno, e lui regolarmente scopre delle persone che all'improvviso dicono ma io ho un'osteoporosi pazzesca, non lo sapevo. Dico ma ti riduci a 70-80 anni a scoprire che ce l'hai? È un po' tardi. E allora il problema è proprio quello, cercare di capire. Certamente tardi, perché la terapia dell'osteopenia e dell'osteoporosi è una terapia che non è immediata, ma è una terapia che si fa nel tempo e permane. Riallacciandomi a quello che diceva sia il dottor Manopolo che la dottoressa Valese, anche lo stile di vita incide molto in questo, nell'osteopenia e nell'osteoporosi, in quanto l'assunzione di vitamina D alimentare, l'assunzione alimentare di calcio e soprattutto l'esposizione al sole e l'attività fisica, specie di tipo aerobico continuativa, prevengono assolutamente la patologia dell'osteopenia. Io non andrei nell'osteoporosi, perché quando io oramai faccio una diagnosi di osteoporosi a 60 anni, posso far qualcosa, si può far qualcosa con la farmacologia, con gli antiriassorbimenti in movimento, ci sono i bifosfonati, ci sono parecchie cose che si possono fare, ma
ma lo stile di vita oramai come lo cambio? Come sì, faccio io? Il tempo, il tempo fuggite, cioè non ho molto spazio. Quindi il consiglio, e qui ritorniamo nella prevenzione invece, nelle donne in età post-menopausale, quindi 50, 55, 58 anni, l'esame è mandatorio. Certo. Dopodiché, a seconda di quello che è la mineralizzazione dell'osso, andiamo a fare dei controlli seriati nel tempo a distanza. Non serve assolutamente fare controlli, qui lo dico, al di sotto dei 18-24 mesi, sì, proprio perché è una patologia a lenta evoluzione, ma anche risente molto lentamente anche della terapia. Quindi meno di 18-24 mesi non è il caso, seppur bassissime radiazioni, quasi nulla, è come volare da Milano a Roma con l'aereo, prendi esattamente le stesse radiazioni ionizzanti, però va fatta, e soprattutto poi la paziente deve seguire quello stile di vita di cui parlavamo precedentemente. Non basta l'esame in sé. perché alla fine la conclusione è, va bene, hai una lieve osteopenia, non devi fare nessuna terapia farmacologica, devi esporti al sole, camminare 30 minuti al giorno, mangiare in maniera corretta. E qui la dottoressa ne sa sicuramente molto più di me. No, ma sono curioso poi di sapere, ma magari in maniera molto sintetica, cosa mangiare. Prego, dottoressa. L'ultima cosa che dicevo, io purtroppo poi conseguo ad alcuni stile sportivo, sì, scorretto, sì, perché dopo un po' cominciano a vedersi le tendiniti. Cominciano a vedersi. Paziente che mi dice, ah, ma io ho fatto 6-7 uscite di corsa, sbagliano attrezzatura, sbagliano scarpa, sbagliano modo di allenarsi, come diceva correttamente il dottor Manopulo, non ci si inventa podisti, non ci si inventa tennisti e neanche. Certo. Però dopo vengono fuori tutti quei problemi che non sono invalidanti, ma non essendo noi nessuno atleta professionista, certo, poi bisogna andare a lavorare, bisogna seguire la famiglia, certo, eccetera, e diventa inabilitante per questo motivo. Certo. 30 secondi, dottoressa Vallese, per la questione della dieta, insomma, di cosa eventualmente bisogna assolutamente nutrirsi, di cosa si può tranquillamente fare a meno, ecco, diciamolo. Okay. Una volta allora, per tutte. Il tessuto osseo è innanzitutto un tessuto vivo e quindi va stimolato, come diceva il dottore, con la camminata continua. Anche la vitamina D è fondamentale, noi la possiamo assumere ovviamente dai cibi, però la autoproduciamo anche al sole, nel senso l'esposizione solare è fondamentale, per cui la camminata al sole è veramente in questo senso di prevenzione. Con i cibi parliamo di pesce azzurro, quindi comunque i sardoncini, lo sgombro, tutto quel pesce povero che in realtà viene rivalutato tantissimo nella nutrizione. Il calcio, che comunque lo assimiliamo soprattutto dall'acqua, per cui mi raccomando, bere molto, l'acqua è fondamentale, è un nutriente in questo. E ovviamente creare una dieta povera di quei grassi animali che possono andare comunque a inficiare negativamente sull'attività cardiaca e sulla nostra corporatura, e limitare tantissimo gli zuccheri, anzi eliminarli completamente, questo sarebbe fondamentale. Sì, sorride la dottoressa Valesi, ma sono il dottor Manopulo, effettivamente siamo quasi nel chi non mangia un pezzettino di cioccolata, poi adesso siamo a Pasqua, sotto Pasqua, insomma, i dolci, sono... No, dunque vorrei un attimo dire una cosa, giusto una curiosità, siccome si è parlato molto di vitamina D, giustamente, sì, pochi sanno che è importante, soprattutto dopo i 60 anni, sottoporre i soggetti ad una verifica periodica dei livelli di vitamina D ematici. Perché? Questo perché? Perché c'è una netta, chiara correlazione tra ipovitaminosi D ed evoluzione possibile verso un deficit cognitivo fino alla demenza. Se ci sono forme di demenza secondaria o comunque cofattori che possono portare, visto che si parla tanto di Alzheimer, possono portare e contribuire al decadimento cognitivo.
Per esempio, un altro aspetto, questo è una cosa che si potrebbe fare, è diretto contatto col nutrizionista, anche senza esami necessariamente strumentali, che ripeto, io come clinico ho l'orientamento di limitarli al massimo e di mirarli il più possibile. Per esempio, una correlazione con indici di rischio semplici e banali, che passano sia attraverso la valutazione dell'esame di laboratorio, col rapporto HDL, LDL, colesterolo totale, sia attraverso la misura della circonferenza addominale, diversa tra uomo e donna, ma pur fondamentale. E un altro elemento semplicissimo è quello di, per valutare il rischio che il soggetto può avere dal punto di vista cardiovascolare, effettuare, nessuno la fa mai, almeno rutinariamente, una misurazione della pressione a livello del braccio e a livello della gamba, perché se c'è un'alterazione di questo indice in maniera sfavorevole, nel senso che il valore del braccio è più alto del valore della gamba, questo è un indice prognostico sfavorevole, indica che c'è un invecchiamento del sistema vascolare. Siamo arrivati in conclusione, dottor Anto, la prevenzione è la parola, comunque sempre prevenzione è importante. Prevenire è meglio che curare. Siamo in chiusura, io vi ricordo naturalmente che siamo anche online su Facebook, medicina/dk33 per interagire con noi, domande, curiosità. Per il resto io vi ringrazio come sempre per aver seguito, ringrazio il dottor Gualtiero Anto, direttore generale di Villa Maria, grazie al dottor Roberto Manopolo, cardiologo. Grazie alla dottoressa Lucia Vallesi, nutrizionista, e grazie al dottor Roberto Meco, radiologo. Abbiamo cercato insomma di raccontarvi quello che dovete fare e quello che non dovete fare in vista di una primavera e di un'estate. Ci si augura sicuramente molto piacevole per tutti noi. Grazie per averci seguito, a tra 7 giorni.